Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nell'ultima intervista di quest'anno scolastico del The Pios Time. Oggi concludiamo con uno special guest e non ci troviamo nella consueta location, ma ci troviamo nella chiesa di San Roberto Bellarmino. Oggi con noi abbiamo Don Alfredo Tedesco, direttore della pastorale giovanile di Roma, che ringraziamo fin da subito per dedicarci questo tempo insieme, nonostante i numerosi impegni che immaginiamo possa avere. Iniziamo subito. Don Alfredo, dove e come ha vissuto la sua adolescenza? La fede in Dio ha sempre fatto parte della sua vita oppure c'è stato un momento preciso in cui ha percepito ancora di più il suo amore? Allora, intanto grazie per questa domanda, perché oggi mi viene dato questo servizio per gli adolescenti e per i giovani. E a me piace dire che il momento della mia conversione è stato proprio in questa fase così delicata. Per questo ho questa passione. E nel seguire un adolescente, nel stare con i ragazzi della vostra età, a me viene spontaneo creare subito un'empatia. Perché? Perché so quello che avete passato, che state passando. Io personalmente ero uno di quei ragazzetti che dopo la fase parrocchiale imposta, diciamo, e non avevo deciso questa è l'ultima volta che mi metto via in parrocchia o comunque con tutte quelle cose che hanno a che vedere con la chiesa, eccetera. E fu la cosa interessante di questa fase dell'adolescenza, non furono subito delle figure di sacerdoti o di persone adulte, ma a me la cosa che ha fatto scattare questa esperienza che tu mi chiedevi e è stata far sì che dei ragazzi della mia età mi facessero vedere la bellezza del vivere una dimensione di fede. Quindi mi verrebbe da dire i primi missionari per me sono stati i ragazzi stessi. Io a questa cosa ci credo un sacco per ora, cioè io credo che al di là di quello che posso fare io dall'alto di questo ruolo eccetera, in realtà quello che si gioca è il rapporto tra voi, no? Cioè, se io vedo nei tuoi occhi, per esempio, un'esperienza bella, mi innamoro di qualcosa, e una passione, beh, quella cosa fa leva. E se la dici tu, ha più forza di che se la dica io. E quindi mi direi, così, assumendo la tua domanda, è stata una fase fondamentale per me, e soprattutto per il mio cammino umano, frequentato anche un liceo, tra l'altro qui vicino, era il liceo Avogadro, e è stata anche quella un'esperienza molto molto bella, perché là non tutti chiaramente andavano in chiesa o altro, ma mi sono cominciato a sperimentare su questa dimensione, non perché dovessi difendere qualcosa, ma perché dovessi rendere ragione di una cosa bella che vivevo. Se io faccio una cosa bella, trovo le parole per giustificarla, tra virgolette, o comunque raccontarla meglio a dei miei coetanei. Da ragazzo, quale lavoro o professione sognava di intraprendere? Allora, te la gioco sul calciatore, ma a calcio era un disastro, anche se lo sport mi è sempre piaciuto, eccetera, mi mettevano sempre in porta per compassione. Quindi non vi dirò che volevo fare il calciatore, ma io ero solo laureato in chimica. Cioè, da grande non giocavo, cioè da piccolo non è che giocavo a fare le messe, quindi a celebrare, ma giocavo con le provette, ero molto appassionato anche di elettronica, di informatica, di digitale, quindi me la giocavo da tutto il contesto scientifico. L'avvocato tra l'altro era un liceo scientifico, quindi questo vedo che coi ragazzi fa un sacco leva. Quando scoprono che sono laureato in chimica, che sono anche un prete, aspetta, come funziona? Ma perché anche quello è stato un percorso, cioè io lo rifarei, e quindi vi direi che mi sognavo serenamente chimico, e boh, non so a fare cosa, ho fatto una tesi su quella roba che state usando adesso, sul come è possibile memorizzare in uno spazio così piccolo tante informazioni. Questa, cioè le micro SD, insomma, in pratica le ho inventate io, ma detta così sembra che me la tiro un po'. Però ecco, c'è qualcosa di molto bello. E poi mi pensavo, ero fidanzato felicemente nell'età del liceo, quindi mi pensavo in tutt'altra veste. Ecco, come molti di voi credo, no? Cioè, la bellezza di avere dei sogni, dei progetti. Per me era quello, forse mettere su famiglia e per quanto si possa dire a 17, 18, 19 anni evidentemente, e poi questa passione proprio per per tutto ciò che fosse ricerca scientifica, sperimentare, trovare soluzioni. Mi viene da dire quasi un desiderio di cose grandi, no? Come si descriverebbe come persona? Lo lascerei dire agli altri. Non lo so, gli altri dicono di me
che ho un sorriso stampato, ma non è una cosa televisiva, in realtà è una paresi, cioè funziona molto bene il mio dentista, quindi infatti glielo dico sempre, dice, lavori bene quando mi vedi. No, penso questo, credo nella relazione, quindi se qualcuno mi dovesse chiedere cerco di sviluppare empatia, quindi direi empatico, anche se anch'io mi arrabbio, anche io ovviamente no, evidentemente. Quindi a me piace molto il discorso della squadra, no? Anche negli sport quello che mi piace tanto è non tanto lo sport individuale, non solo, ma il capire con chi fai le cose, perché le persone sono un po' come nella chimica, le devi mettere insieme, talvolta esplodono, talvolta fanno un po' di confusione, però tante altre volte formano qualcosa di bello, no? Dei legami per la vita. Quindi direi questo, soprattutto l'aspetto della relazione. E poi ogni tanto dicono che chiacchierando si ascolta quello che dico, altre volte annoio, però se del buono c'è, direi questo aspetto anche della comunicazione. Non so, due cose bastano, poi il resto saranno difetti, pregi, non lo so, ve lo diranno gli altri. Che cos'è per lei la pastorale giovanile? Se ce la dovesse descrivere con tre aggettivi, quali sceglierebbe? Allora, gli aggettivi no. Ah, ti ringrazio di questa domanda, perché mentre me la fai la chiarisco io, perché quando mi hanno nominato direttore della pastorale giovanile, no, la prima cosa era e che è? No, quindi mentre mi fai tu la domanda, in un certo senso ho attivato, e da allora ho attivato questa risposta in me. E guarda, te la butto sul Vangelo, anche se sembra scontato. È presente il buon samaritano, no? A un certo punto c'è questo tale che viene intercettato. E l'ultimo che passa si ferma e prende quest'uomo e gli dà tanta attenzione. Sono 10 le azioni che fa. Ecco, mi viene da dire che al posto di quell'uomo ci sono i giovani, sono per me i nuovi poveri. Non perché siate poracci o non ci abbiate niente, non è quello il punto. E che credo che sia fondamentale che la pastorale giovanile sia l'attenzione e la cura per, aggiungerei, generare alla fede le giovani generazioni e trasformarle in, ma direi proprio in dei missionari, come gli dicevo, no? Come questo giovanotto che mi ha acchiappato e mi ha portato lui e mi ha fatto scoprire una cosa bella, altrettanto io credo questo della pastorale giovanile. Quindi mi verrebbe da dire che sia, lo dice Papa Francesco, gli aggettivi sono, lui dice, sinodale, che vuol dire questo, di squadra. Ne avrete sentito parlare di questa parola magari in qualche TG o in qualche contesto. Cioè l'idea che la Chiesa si scopra come un noi, quindi che sia un noi, che sia casa, ecco, questo anche se non è un aggettivo, penso sia importante dirlo, perché per me è stato importante scoprire che la casa, cioè che la Chiesa fosse una casa, non tanto un'istituzione, ma una casa, e che sia un laboratorio dove chiunque può esplodere per quello che è, per la sua unicità, per la sua preziosità. Quindi sì, il noi da una parte, ma dall'altra anche la specificità di ognuno di noi. E, per me questo è una serie di azioni. Cioè, tu hai fatto bene a chiedermi almeno tre aggettivi, ma ce ne sarebbero tantissimi. Cioè, è quasi un poliedro in cui al centro c'è l'adolescente, il ragazzo, la crescita, per, ecco, generarli alla fede, direi. Avrebbe mai pensato di diventare direttore della pastorale giovanile di Roma? E di che cosa si occupa? Allora, se questa domanda me la facevi a 13 anni, a 15 anni, a 16 anni, ma neanche, t'ho detto, neanche prete, ecco, quindi figurati adesso se mi dovessi rivedere io, rivedermi in questa intervista, ti direi no, assolutamente no. Però lo faccio dire agli altri, cioè sento, che ne so, mio fratello, altre persone care, gli amici. Io mi sono occupato in fondo, cioè se penso ai giovani, agli adolescenti e ai giovani, unisco le due cose, in fondo me ne sono sempre occupato. Da prima sono stato viceparroco in due parrocchie molto belle, vi saluto, che poi hanno portato dei frutti nel piccolo, nel grande, non lo so. La prima è stata a Santa Silvia e l'altra a Santa Chiara. Siamo in due zone di Roma, quasi ad abbracciare la nostra bella città che è enorme, quindi aggiungerei di Roma, che non è, insomma, con tutto il rispetto, non è una diocesi così piccola, però queste due esperienze mi hanno aiutato ad abbracciare Roma. Cioè io ho avuto la grazia in questi 10 anni, sono prete da 10 anni, di conoscere due realtà molto diverse, ma complementari, Roma e tutte e due le cose. E quindi ti direi, sempre guardando agli altri, sì, perché
altri me lo dicono, non perché me lo dica da solo. E tanti ragazzi che poi ti mostrano la riconoscenza, altri che non sempre, come dire, riescono al meglio, altri che ti fanno delle sorprese, magari che ti vengono a cercare dopo tempo. Però io penso che la mia vita alla fine, come filo rosso, abbia avuto questa dei giovani. Anche quando ho cercato altre dimensioni, altre cose, ho visto che quasi sempre qui tornavo. E quindi mi ci riconosco, anche se con tutte le difficoltà, però sì. Certo, dire di Roma mi fa un po' paura, ti confido. Cioè, anch'io sto ancora capendo, no? In qualche modo cosa vuol dire. Ci vuoi raccontare un ricordo, un momento che ha vissuto con i giovani che non potrò mai dimenticare? Ma ce ne sono tanti, non che ci abbia pensato, te la gioco su tanti. Allora, io con loro sono un po', siccome mi vedete, credo, penso, spero, non lo so, però sono anche abbastanza istrionico, ironico. Cioè, allora, l'esperienza più bella è stata per me sempre quella dei campi fuori. E allora, alcuni non erano scherzi, ma erano realtà, cioè io mi perdevo nelle camminate e loro ovviamente ridevano, mi prendevano in giro e scherzavano, ma non solo, delle volte mi attaccavano perché anche basta con queste camminate, eccetera. Quindi questo era uno scherzo non voluto, scherzo da prete, che però loro subivano. Altri invece erano degli scherzi proprio che io li facevo durante i campi ed era normale, e alcuni li ricordano molto chiaramente. E quindi ti direi questo, i momenti proprio soprattutto belli, a guardare le stelle o comunque a vivere dei momenti profondi di verità con loro stessi. Direi momenti molto goliardici, ma anche momenti profondi. Io ricordo benissimo, ad esempio, il ritiro prima di fare la cresima, in cui li faccio rivivere proprio un momento bello, no? Di comunione con Gesù, ma delle cose, il deserto, delle esperienze che uno dice, ma un ragazzo può avere dentro, io ci credo. E poi ragazzi ti dicono, il momento più bello è stato il deserto, la preghiera, addio, cioè, non è possibile, eppure succede anche questo. Quindi io le vedo insieme, pensando a dei momenti belli, sia dei momenti ironici, istrionici, ma anche dei momenti più intensi e profondi, magari più brevi, ma altrettanto profondi. Quale consiglio ci darebbe, soprattutto in questi ultimi mesi di scuola ed in vista dell'estate, come spendere un tempo proficuo senza vanificarlo? Allora, San Filippo Neri, bam, citazione, santo prete romano che ha a che fare, anche se non è proprio che aveva i giovani nel vero senso della parola, però ci sta, no? Può essere un po' il nostro patrono. Diceva, sfruttate questo tempo per fare le cose più belle, perché ora avete il tempo per farlo. Dopo no. Dopo, allora, voi avete il lusso di vivere adesso questi anni, finita scuola, parliamo di quinto, ma anche delle altre classi, vero? Allora, voi avete l'occasione, che non vi ricapiterà più nella vita, di avere i mesi estivi liberi, di avere il lusso di pensare a cosa fare da grandi, ma anche di grandi. Quindi non ho una ricetta pronta, vi dico solo non buttate l'occasione. E può essere un'esperienza di servizio, talvolta un'esperienza di missione. Io nell'estate tra il quarto e il quinto, all'epoca, io ho 38 anni, non mi fate ingannare dal capello bianco, andare in Albania per esempio, fare un'esperienza forte di missione, un'esperienza forte di vita comune, darsi da fare per gli altri, un momento forte di preghiera. Allora, io penso appunto, siccome la vostra giovanile sono tante azioni, io penso molto che serva modellarla su ognuno di voi. Io mi limito a mettervi la cassetta degli attrezzi, vi direi però non sprecate, cioè non rimanete in poltrona, come dice il Papa, perché è sì un lusso quello della vostra età, ma è anche un'occasione imperdibile, cioè decidere veramente chi dovrai essere da grande. E questo, a questo io voglio dedicare tutta la mia vita ora, perché mi viene chiesto. Quale consiglio darebbe a tutti noi ragazzi, soprattutto in un periodo così importante come l'adolescenza? Adolescenza vuol dire, è il participio presente di adulto, cioè di il verbo crescere, adulto è il participio passato. Quindi chi sarebbe l'adolescente? L'adolescente è quello che deve diventare adulto. Allora, cosa vi voglio dire? Godetevela perché è un'età bellissima, è l'unico animale, l'uomo che ha l'adolescenza. Cioè l'uomo è l'unico animale, gli altri animali non ce l'hanno, passano da bambini a, diciamo, cuccioli diremmo, a grandi. E direi usatela per diventare adulti. Avete la possibilità di questa grande età, laboratorio, come dicevo, in cui
tentare, fare degli esperimenti, come nella chimica, sperimentare, mettersi in gioco, capire quali sono i talenti, perché ognuno di noi ce l'ha, no? E secondo me quello è giocarla tanto sulle relazioni, come ti dicevo, con la mia caratteristica, ma credo che sia tra l'altro bella questa cosa, soprattutto dopo questo periodo che ahimè stiamo passando, no? Che avete passato, abbiamo passato e che stiamo passando adesso a causa della guerra. E quindi sì, giocatevela sul massimo delle relazioni, l'amicizia. Questa è l'età in cui io ho capito chi erano i miei amici, 5, come dice la Bibbia, non ne metto di più. Poi conoscenti tanti, ragazzi che seguo, sì, ma amici veri con la maiuscola, trovarli in questa fase di vita, persone adulte di riferimento, per diventare noi adulti, voi in questo caso. Questo mi sento di dirvi. Grazie mille Don Alfredo per questo momento insieme, per essere esempio per noi giovani. Essendo l'ultima intervista, colgo il momento per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile le interviste, la realizzazione delle interviste, ai professori che hanno coordinato il giornalino e a tutta l'equipe, anche Alessandro, il cameraman. Grazie ancora Don Alfredo e un saluto a tutti. Ciao a tutti e grazie.